come si colloca un'attrice come lei in un contesto in mezzo a tanti talenti anonimi che lavorano silenziosamente? Io veramente mi sento parte di una squadra, di una catena di montaggio, mi sento parte al 100% delle maestranze. E per me è veramente anche un onore farne parte, perché è un sistema ricco di talenti, di personalità, con grande tradizione nell'industria cinematografica. È come se il mio lavoro fosse il frutto del lavoro di tante altre persone. Io mi trovo sul set che è stato preparato da tutti i reparti, mi trovo a indossare dei vestiti che sono stati preparati dai costumisti, dagli sarti, mi trovo a portare il trucco, i capelli, e quindi in realtà è come se io portassi addosso le idee e il lavoro di un enorme quantitativo di persone che, appunto, come diceva lei, troppo spesso vengono dimenticate, e invece se non ci fossero loro noi non esisteremmo. Quando si assiste a fenomeni di pirateria è un po' tutto il cinema che viene in un certo senso violato. Il lancio di questa campagna serve a dare consapevolezza. Lei cosa avverte quando vede che un suo film viene maneggiato in modo improprio? Mi sento in qualche modo derubata del mio lavoro e di quello di tutti quelli che con me partecipano per fare il film. E poi voglio dire quanto è più bello vedere un film al cinema, nel buio della sala, in mezzo a un gruppo di persone che come te ha scelto di alzarsi dal divano di casa e andare a vedere un film in una specie di atto, come dire, di partecipazione, rispetto a che vederlo su un computer scaricato che si vede male, si sente male. Insomma, in realtà credo che l'iniziativa non voglia, come dire, bacchettare chi decide di scaricare i film. Mi pare di aver capito che, insomma, l'atteggiamento è cambiato. Invece l'atteggiamento della FAPAV è quello invece di promuovere la qualità, di promuovere i talenti, le maestranze, e quindi di invitare le persone ad andare a vedere i film al cinema e di usufruire dei prodotti audiovisivi in maniera legale, proprio per poter tutelare tutti quelli che lavorano e poter tutelare i prodotti che hanno un valore.